Dopo le critiche, Salvini corregge il tiro sui vaccini rispetto alla presa di posizione della ministra Grillo, che li ha definiti un fondamentale strumento di prevenzione, afferma su è la competenza, condivido il suo pensiero, a questo ci atterremo e al contratto di governo. Quattro giovani sono rimasti feriti nella serata a Blessano di Basigliano a scontrarsi per cause ancora da chiarire, due auto. A San Daniele è avviata la 34esima edizione di Aria di Festa, madrina la conduttrice televisiva Diletta Leotta che ai nostri microfoni augura il meglio all'Udinese. Tortu nella leggenda, 9 secondi e 99 sui 100 metri a Madrid, cade così il primato storico di Pietro Mennea. Buonasera e ben ritrovati con il TG News Ultima Ora. Sono tante le informazioni che affronteremo anche questa serata. Partiamo dalle notizie nazionali, dunque dalle polemiche sui vaccini e dopo le critiche alla sua presa di posizione sui 10 obbligatori che ha definito inutili, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, come infatti riporta il TG Com 24, corregge il tiro rispetto alla presa di posizione della ministra della Salute Grillo, che ha ribadito che i vaccini sono un fondamentale strumento di prevenzione. Si discutono le modalità detto migliori per proporli. Salvini ha affermato: ringrazio il ministro Grillo, sua è la competenza sui vaccini, condivido il suo pensiero, a questo ci atterremo e al contratto di governo. Da papà e ministro, anche a me, ha inoltre detto, sta a cuore la salute dei bimbi, ma è necessario garantire l'accesso alla scuola a settembre. Con tanti medici condivido l'idea, ha inoltre aggiunto che sia meglio educare piuttosto che obbligare. Nel Tribunale Vaticano la prima udienza stamane a Monsignor Carlo Alberto Cappella, ex diplomatico accusato di pedopornografia. Cappella ha ammesso, come aveva già fatto nella sede istruttoria, gli atti compulsivi di consultazione impropria di internet, ma ha spiegato che era in crisi a causa del suo trasferimento a Washington. Ho sbagliato a sottovalutare la crisi che stavo attraversando, ha aggiunto. Si preannuncia un processo lampo, domani si terrà la seconda udienza. Sempre per l'Italia, spostiamoci ad Arese per parlare di un vasto incendio che ha colpito una palazzina di tre piani. Sono state evacuate diverse famiglie, al momento il bilancio è di una trentina di famiglie evacuate a titolo precauzionale. Non è chiaro se ci siano feriti, al momento non risulterebbero. Le fiamme hanno inghiottito la parte alta della palazzina. Sul posto ci sono dunque i vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo. Vanno appunto chiarite le cause dell'incendio e anche ovviamente se ci siano eventuali feriti. Parliamo ora dei cyber rischi, anche per quanto riguarda il sistema bancario. Cyber rischi che rappresentano una significativa minaccia per il sistema finanziario, stando al direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Lagarde. Lei ha sottolineato infatti che le perdite potenziali per le banche potrebbero raggiungere anche i 350 miliardi di dollari l'anno. Nonostante la minaccia, però, il mercato assicurativo per i cyber rischi è limitato e raggiungerà i 20 miliardi di dollari in premi nel prossimo decennio. Spostiamoci in Friuli Venezia Giulia per parlare di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 19.30 a Blessano di Basigliano. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Codroipo per questo sinistro avvenuto all'incrocio di via Pantianico con viale Carnia. Ecco, vediamo le immagini. A scontrarsi, probabilmente per una mancata precedenza, due auto, una Peugeot 206 con a bordo due giovani, un ragazzo classe 1999 e una ragazza diciottenne, entrambi di Codroipo, e una Ford Fiesta, anche questa con a bordo due persone, due giovani, un 31enne e una donna 33enne. Tutti e quattro sono stati trasportati con due ambulanze all'ospedale di Udine. Parliamo invece di una notizia, di un altro sinistro causato dalla caduta di un albero, un sinistro andato a buon fine, se si può così dire, perché si può parlare di una vera e propria tragedia sfiorata oggi a Udine in via Ciarandi, intorno a mezzogiorno, infatti vediamo le immagini, un albero è caduto sulla strada proprio mentre stava arrivando un'auto che è stata solo sfiorata, a bordo una donna che al di là dello spavento dunque non ha riportato conseguenze, neanche ferite lievi. L'albero è stato prontamente rimosso dai vigili del fuoco. Restiamo a Udine per parlare di un gruppo di 22 tifosi del Napoli, tutti campani, che sono stati rinviati oggi a giudizio dal GUP del locale tribunale dopo l'irruzione in un settore della tribuna laterale sud della Dacia Arena non corrispondente ai loro biglietti, un fatto che si era verificato in occasione della gara Udinese-Napoli valevole per il campionato di Serie A dello scorso 26 novembre. In questa irruzione sembra che avessero costretto un folto gruppo di bambini e loro
accompagnatori ad abbandonare i propri posti. Questa ventina di tifosi dunque sono accusati di violenza privata e violenza o minaccia nei confronti degli steward che nell'esercizio delle loro funzioni stavano cercando di impedire dunque loro di entrare nel settore diverso rispetto a quanto indicato dal Tagliando. Si difenderanno dalle accuse a giudizio nel processo che comincerà l'8 novembre prossimo. A San Daniele del Friuli invece è stata inaugurata la 34esima edizione della Kermesse Aria di Festa, in programma fino a lunedì 25. A tagliare la prima fetta del prosciutto crudo, la madrina Diletta Leotta, una nota conduttrice televisiva. Dunque, vediamo cosa ha detto, ha anche augurato il meglio all'Udinese. Diletta, una battuta. Trovata bene a San Daniele? Benissimo, è meravigliosa questa città. Il prosciutto ti è piaciuto? Ancora non l'ho assaggiato. Buonasera a tutti! Wow, che emozione! Sono troppo contenta di essere qui. Posso appoggiare questi un attimo? Però ce l'avete fatta, vi siete salvati, quindi bravi, in bocca al lupo per la prossima stagione, che possa essere ottima per l'Udinese. Corri, scorri, con coltello vado indietro, di più, bravissima, di più. È sottilissimo, benissimo. Bravo. Professionista, come non se ne sono viste prima. Bravissima, bravissima. Questo è l'inizio di Aria di Festa del 2018. Con questa prima fetta, buon appetito a tutti. Vediamo anche quali sono le parole del direttore e del presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Siamo con il presidente e il direttore del Consorzio del San Daniele. Partiamo dal presidente, un'edizione che avrà come madrina Diletta Leotta, ma tante novità. Beh, le novità sono quelle che noi diremo, che abbiamo fatto e stiamo facendo per divulgare sempre di più il nome del prosciutto e il prosciutto stesso in giro per l'Italia. E faremo parecchie cose che dopo ne parleremo poi anche sul palco. Un consorzio, il vostro, che si rafforza anche e soprattutto grazie all'export. Grazie all'export, ma soprattutto perché è un prodotto di eccellenza, è uno dei quattro grandi consorzi italiani, quello del San Daniele, e il prodotto credo che sia il miglior prodotto, il più naturale e il più sano da consumare. Direttore, Consorzio San Daniele, Aria di Festa, un binomio imprescindibile. Sì, un binomio imprescindibile, 34 edizioni, dall'anno scorso abbiamo aggiunto questo importante tour che si chiama Aria di San Daniele, che ha portato il San Daniele dalle Alpi fino alla Sicilia, si ripete anche quest'anno, ci saranno 12 città interessate, una sessantina di serate, siamo partiti da Milano a inizio maggio, chiuderemo a Natale con Cortina e Corvara perché abbiamo voluto legare Aria di Festa qui fatta in Friuli a queste aree, piccole aree di festa che abbiamo provato un po' in tutta Italia, cercando di portare questo spirito che ha il San Daniele di far stare bene le persone, perché è un prodotto che è buono e fa bene, e quindi se fa bene fa anche stare bene le persone. Alcuni numeri sulla produzione, sul venduto? Il 2017 si è chiuso con una sostanziale tenuta della produzione, siamo intorno ai 2.700.000 prosciutti, invece sono state molto meglio le vendite perché siamo cresciuti di circa il 3% rispetto all'anno precedente, soprattutto l'export che si è portato ormai quasi prossimo al 20%, siamo al 18%, e quindi questo dato molto importante vuol dire che è quasi il 20% del San Daniele prende vie lontane dall'Italia e raggiunge mercati che per noi sono importantissimi, come quello della Francia, la Germania, gli Stati Uniti, il Nord Europa in generale, e con i mercati lontani a cui noi teniamo molto, che sono l'Australia e recentissimamente il Canada, grazie al fatto che il CETA ci ha sbloccato il famoso contenzioso che avevamo con l'azienda canadese che tutelava un San Daniele canadese e per cui non potevamo esportare, oggi invece possiamo esportare anche in quel paese. Ecco, a proposito del futuro e anche di queste tensioni che si registrano periodicamente per la difesa di questa eccellenza del Friuli Venezia Giulia, che cosa chiedete alla politica? Ma chiede di alla fine lasciarci vendere, lasciarci lavorare. Ormai il mercato mondiale non ha più il WTO, che era un po' il crogiolo intellettuale e commerciale del pianeta. Le esportazioni, gli accordi commerciali si fanno bilaterali, come hanno insegnato gli Stati Uniti negli ultimi 3 anni, e quindi tutta anche l'Europa deve purtroppo acquisire sistemi bilaterali, e così come è stato fatto col Canada si farà con l'Australia, col Giappone, e questi sono i nuovi strumenti con cui si deve affrontare i mercati lontani. Il nostro Davide Zanirato ha incontrato anche il primo cittadino Pietro Valent, vediamo dunque che cosa ha detto.
Pietro Valent, per lei è un debutto, aria di festa, primo taglio del nastro ufficiale dopo l'elezione dei mesi scorsi. È stata sì, il primo area di festa del 2018, la mia prima edizione, emozione, un lavoro di squadra, siamo tutti spronati a fare bene, anche il tempo ci aiuta, si è fermata la pioggia mezz'ora fa e per tutti i 4 giorni è previsto bel tempo. Novità di quest'anno, il treno di area di festa, per cui da Treviso a Cornino 270 persone che arriveranno ad area di festa dal Veneto. Questa è una piccola chicca della nostra amministrazione assieme a Regione e ai sindaci di Gemona e di Forgaria. Un bel risultato. Che cosa significa per la vostra comunità, oltre naturalmente a una cartolina e uno spot di incredibile valore, anche e soprattutto una formula per incentivare il commercio locale e le aziende del territorio? Beh, è un momento molto sentito dalla comunità perché corona un anno di turismo, un anno di lavoro e un anno di preparazione dei prosciutti. Diciamo che la promozione del nostro sistema è questi 4 giorni servono per presentare bene San Daniele. Il leitmotiv del consorzio dell'ultima campagna pubblicitaria è il segreto del San Daniele è San Daniele ed effettivamente è il nostro territorio, la nostra gente, i sandanielesi che fanno grande San Daniele ed il prodotto che offriamo in tutto il mondo. Brusca virata a destra per il Consiglio delle Autonomie Locali, la Giunta Fedriga ha deciso infatti di farvi entrare anche 6 comuni che non hanno aderito alle UTI. Una decisione fortemente criticata dal PD, definita dal capogruppo Bolzonello un colpo di mano. Anche i comuni di Codroipo, Gemona, Monfalcone, Sacile, San Daniele e Tarvisio faranno d'ora in poi parte del Consiglio delle Autonomie Locali. Lo ha deciso la Giunta Fedriga, ammettendo quindi nel CAL i comuni più popolosi di ciascuna area territoriale che non hanno aderito all'UTI di riferimento. Un atto di giustizia, secondo l'assessore alle autonomie locali, Roberti. Il CAL, il Consiglio delle Autonomie, deve rappresentare le autonomie locali. Fino a questo momento il CAL rappresentava soltanto quei comuni che hanno deciso di aderire per un motivo o per l'altro alle unioni territoriali intercomunali. Questa integrazione ci serve per 2 motivi. Innanzitutto per sanare questa disuguaglianza inaccettabile, ma anche per dare maggior peso, maggior credibilità e un peso maggiore soprattutto al CAL stesso per poterci consentire di dialogare e di costruire la riforma del futuro. Un provvedimento che il capogruppo del PD, Sergio Bolzonello, critica invece aspramente. Con un colpo di mano la Giunta Fedriga cambia le maggioranze a proprio uso e consumo. A entrare nel CAL sono comuni amministrati dal centrodestra che evidentemente risponderanno prontamente ai comandi di Fedriga. Amareggiato anche il segretario regionale del PD, Salvatore Spitaleri, che fa notare come siano stati scelti i comuni politicamente più affini per nomina del principe, non indicati dai loro pari. Nella seduta odierna, l'esecutivo Fedriga ha anche prorogato di 3 mesi gli incentivi regionali per benzina e gasolio e ha stanziato altri 25 milioni di euro per la realizzazione della tangenziale sud di Udine, collegamento tra la Pontebbana e la A23. A Pordenone invece incontro per salvare la Camera di Commercio, presenti tutte le categorie politici, amministratori locali, consiglieri regionali e parlamentari. Obiettivo evitare l'accorpamento con Udine e puntare alla Camera Unica regionale. Pordenone fa quadrato intorno alla sua Camera di Commercio e si prepara a combattere per evitare l'accorpamento con Udine. Oggi pomeriggio a Palazzo Montereale Mantica tutte le realtà del territorio si sono ritrovate in assemblea. Una situazione rara nella destra tagliamento, con categorie e politici di ogni schieramento uniti per la stessa causa. Il presidente di Confindustria, Michelangelo Agrusti, ha portato un messaggio in cui ha sottolineato la volontà di avere una Camera di Commercio regionale unica, oppure 3, ma sicuramente non 2. Pordenone ha preparato un ricorso all'accorpamento che ha inviato al Consiglio di Stato. La strada da percorrere dovrebbe quindi passare per Roma, con la commissione paritetica che potrebbe trasferire più potere alla Regione e quindi spostare la partita in Friuli Venezia Giulia. Anche la politica sembra compatta sulla scelta della Camera Unica e per questo saranno attivati i contatti con il Ministero dello Sviluppo Economico. Intanto la prossima mossa sarà unire il territorio e spiegare alla cittadinanza cosa sta effettivamente succedendo. Per questo è stata convocata un'assemblea pubblica per martedì 26 giugno, dove sarà portato come simbolo anche il gonfalone della provincia di Pordenone. Guardia di Finanza nazionale e regionale in festa oggi per il 244esimo anniversario della Fondazione del Corpo, in cui sono stati resi noti i dati dell'attività da gennaio 2017 fino a questo maggio. In Friuli Venezia Giulia sono stati scoperti oltre 400 evasori totali e più di 1000 lavoratori in nero, oltre 100 milioni di IVA evasa. Vediamo.
Oltre 100 milioni di IVA evasa, 407 persone denunciate per reati fiscali e 432 considerate evasori totali. Circa 1.100 i lavoratori in nero. Sono solo alcuni dei principali dati caratterizzanti l'attività svolta dalla Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia tra gennaio 2017 e maggio 2018, presentati in occasione del 244esimo anniversario della fondazione del Corpo, celebrato nei comandi delle varie province. Per quanto riguarda il sommerso, oltre ai 1.104 lavoratori in nero scoperti, un aspetto giudicato allarmante dalle Fiamme Gialle, è risultato irregolare un quinto dei circa 17.000 scontrini e ricevute fiscali controllati. Sul fronte del contrasto del riciclaggio di denaro sporco, le indagini si sono concluse con 116 denunce e con provvedimenti di sequestro di beni pari a 9 milioni di euro. Superiore ai 30 milioni di euro, poi, il valore delle proposte di sequestro operate nei confronti di associazioni criminali di stampo mafioso, di cui 4 già eseguite. Per quanto riguarda la contraffazione, bloccati oltre 900.000 prodotti illegali e denunciate 236 persone. Un centinaio le tonnellate di tabacchi lavorate all'estero sequestrate nella lotta al contrabbando, a cui si aggiungono 143 tonnellate di oli minerali. Nell'arco dell'ultimo anno e mezzo, inoltre, la Guardia di Finanza regionale ha intercettato 2 milioni e 200 mila euro di fondi europei ottenuti illecitamente e scovato 127 furbetti accusati di aver beneficiato di 100 milioni di euro di contributi, anche sanitari, non previsti. Oltre 700 i chili di sostanze stupefacenti intercettati, con la denuncia di 388 persone, di cui un'ottantina arrestate. 126 gli immigrati clandestini individuati nell'attività di frontiera e 158 le persone salvate in montagna in collaborazione con il soccorso alpino e speleologico. Il limite dei 60 km orari, una segnaletica più serrata e auto di sicurezza. Sono questi gli accorgimenti che, secondo gli autotrasportatori della CNA, andrebbero presi per ridurre la pericolosità dell'A4. Autovie replica che, assicurando che il cantiere per la terza corsia sarà chiuso quanto prima e puntando il dito contro gli incidenti causati, afferma, da distrazioni e dal mancato rispetto delle regole. Botta e risposta tra autotrasportatori e autovie. L'oggetto del contendere è ovviamente la sicurezza sull'A4, messa a rischio dal cantiere per la terza corsia. Limiti non rispettati, autovelox inutili, cartellonistica insufficiente, imprudenza dei conducenti, tir dei camionisti esteri senza orari di guida. È un quadro impietoso quello che la fitta CNA traccia dell'A4, tanto da sollecitare autovie a intensificare la segnaletica, estendere il limite dei 60 km a tutti i mezzi da Palmanova a Portogruaro e inserire auto di sicurezza per rallentare il traffico. Si guida su un asfalto bagnato di sangue, denuncia il presidente regionale della categoria autotrasporto CNA, Gesualdo Quaini. Da parte sua, il presidente di Autovie, Maurizio Castagna, assicura che si sta cercando di chiudere il cantiere al più presto. Autovie sta accelerando al massimo i lavori e questa è la misura più importante di tutte, non quelle fantasiose e impraticabili continuamente suggerite. Le date obiettivo sono l'inizio del 2020 per il nodo di Palmanova, i mesi precedenti all'estate 2020 per il tratto Gonars-Alvisopoli, la fine del 2020 per quello Alvisopoli-Portogruaro. Castagna conclude: gli incidenti, che sono la causa prima di congestioni e code, sono dovuti a una guida non corretta e uso un eufemismo, non certo alla presenza dei cantieri. Se altro c'è da fare lo faremo, non c'è dubbio, ma la collaborazione degli utenti resta l'elemento più importante. Vediamo nelle prossime pillole una sintesi di altri importanti fatti di cronaca della giornata. Nascondeva la targa con una tendina da abbassare in vista degli autovelox. E quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Stradale di Palmanova a bordo di una Dodge Charger immatricolata in Repubblica Ceca. La vettura viaggiava ad alta velocità lungo la A23 insieme a un'altra auto sportiva molto potente. All'altezza di Udine Sud, alla vista degli agenti, i due autisti hanno vistosamente rallentato. Al volante della macchina apripista c'era un austriaco diretto Lignano, che è stato denunciato e sanzionato per diverse violazioni amministrative al codice della strada. Percepivano l'indennità di disoccupazione, anche se avevano lasciato l'Italia per tornare nei paesi d'origine o erano emigrati altrove. La truffa è stata però scoperta dalla squadra mobile di Udine e dall'ufficio immigrazione dell'INPS, grazie a una serie di controlli sui permessi di soggiorno. 30 gli extracomunitari pizzicati, residenti in vari comuni della provincia di Udine, di 12 diverse nazionalità. Sono stati così percepiti indebitamente 200.000 euro.
Il sussidio è stato ora sospeso e sono in corso ulteriori accertamenti sulla posizione di altri stranieri. Un auto articolato di 90 di Piave che trasportava ferro e una Range Rover guidata da una 47enne di Spilimbergo si sono scontrati frontalmente lungo la strada regionale 463 a Turrita di Sedegliano. In seguito al violento impatto, la Jeep è finita in un vigneto. Per liberare la conducente dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La 47enne, che ha riportato diverse lesioni gravi ma è rimasta sempre cosciente, è stata elitrasportata a Santa Maria della Misericordia di Udine, illeso ma sotto shock l'autista del TIR. Ha molestato la sua ex perché non accettava di essere stato lasciato. È accaduto a Pordenone, nella zona del parcheggio Candiani. La giovane di 16 anni è riuscita a divincolarsi grazie anche all'intervento di un passante. La ragazza ha sporto denuncia fornendo una precisa descrizione del ragazzo, permettendo così alla Polfer di individuarlo lungo i binari della stazione. Il molestatore, di 19 anni, è stato denunciato per violenza privata e molestie. Colpo da oltre 25.000 euro nella notte al negozio di biciclette Asco Sport di Gradisca di Sedegliano. I malviventi, dopo essere riusciti a eludere sistemi antifurto, sono penetrati all'interno, asportando diversi modelli di bici. I carabinieri indagano sull'episodio. Potrebbe trattarsi di un furto su commissione. Già un anno e mezzo fa il negozio era stato saccheggiato dai ladri. Passiamo all'Eurosport, parliamo di atletica, parliamo di Tortu che entra nella leggenda con 9 secondi e 99 sui 100 metri a Madrid, come leggiamo nel sito della Gazzetta dello Sport. Cade dunque il primato storico di Pietro Mennea, Filippo abbatte il muro dei 10 secondi. Nessun italiano aveva corso la gara regina sotto i 10 secondi, nemmeno il leggendario Pietro, leggiamo sulla Gazzetta dello Sport. Quindi c'è riuscito stasera il ventenne fenomeno brianzolo con uno sbalorditivo 9 secondi e 99 che riscrive non soltanto la storia dell'atletica ma di tutto lo sport italiano. Dunque crolla una barriera che sembrava inarrivabile. Ed è stato il giorno dei saluti alla Sampdoria per il nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Daniele Pradei. In attesa dell'inizio effettivo del lavoro a Udine, il nuovo dirigente bianconero ha risposto anche a qualche domanda sulla squadra friulana. Il mio è un lavoro fatto di... è un lavoro fatto di cambiamenti, è un lavoro fatto di motivazioni. È un lavoro, soprattutto per una persona come me, che mi sento molto passionale, è un lavoro che è fatto sulle idee, sulla fantasia. E quello che mi ha proposto il presidente Pozzo è questo, mi è piaciuto. Io personalmente nella mia testa avevo voglia di altre cose, tutto qua, ma non c'è un minimo che sia un minimo contrasto con nessuno. Io sono una persona che vive molto di fantasia, molto di estro, molto di situazioni che sono per me empatiche con i miei calciatori, con ex calciatori che ho vissuto, perciò mi piace anche determinare determinate scelte. Ti ha già chiesto Ianto stamattina? Carina questa. Va bene, amore. Ti hanno detto sì. Eh? Va bene. Sì, non so, così. Vabbè. Ti ringrazio per l'avranno detto. Sempre attiva nel mercato in entrata l'Udinese, che è molto vicina all'acquisto dalla Juventus del giovane Mandragora. Non mancano però i giocatori in uscita come Yangto, che piace all'Atalanta, che sembra aver sorpassato proprio la stessa Sampdoria. Non si è ancora ufficialmente insediato a Udine, ma il lavoro per Daniele Pradé di sicuro non manca. E non solo per le domande arrivate nella conferenza stampa di congedo dalla Sampdoria, ma per l'allestimento di una rosa che a breve dovrà rispondere alla chiamata del ritiro dopo le vacanze post-campionato. Nel classico gioco di arrivi e partenze continua ad essere il centrocampo lo snodo cruciale. Ieri si è fatto strada al nome di Mandragora via Juventus, con sullo sfondo pure Audero e Cerri, mentre per la difesa Vicari e Muñoz hanno affiancato il rossonero Musacchio,
interesse non smentito proprio dallo stesso Pradé all'uscita da casa Milan. Nomi stuzzicanti che implicano anche uscite. Su De Paul prosegue il pressing della Fiorentina, che pare più avanti rispetto alle piste straniere Porto e Siviglia, pur volendo inserire contropartite per abbassare la cifra come Saponara e Isseric. Anche Yankto, che sembrava più orientato ad una cessione all'estero, dopo il Torino registra l'interesse dell'Atalanta, che avrebbe inserito nella trattativa da 14 milioni l'ipotesi Sportiello. Una proposta non casuale, considerando che continua senza sosta l'asta per Alex Meret. La società bianconera valuta molto il suo gioiello, con il costo del cartellino lievitato a 35 milioni, ma Roma e Napoli non mollano la presa. Un secco no è invece arrivato per Samir, con i Granata della Mole che avevano proposto un'offerta a doppia cifra respinta al mittente, secondo picche dopo quello servito per il nome di Antonin Barak. E al Mondiale in Russia è un flop clamoroso l'Argentina e soprattutto il suo maggior talento Messi, che sembra non riuscire a giocare come il suo solito, forse anche per la riproposizione di alcuni problemi fisici ed emotivi che lo avevano costretto a ricorrere a Sacile, alle cure del dottor Poser. Al momento non sembra esserci per Messi luce in fondo al tunnel. Vediamo il prossimo servizio. If it is Messi's time, then tonight will have to be a major turning point. Il concetto è chiaro e tutto il mondo lo sa. Se è il momento di Messi, allora questa sera sarà un punto di svolta. Ma al 90esimo la storia raccontata era tutt'altra e la conosciamo bene. That's a gift for Rebic! Now he'll unleash one! Rakitic, they're gonna walk it in! L'Argentina affonda e con lei Leo Messi, autore della solita ottima stagione in Blaugrana, ma totalmente spento in Russia. Fantasma, controfigura, brutta copia di se stesso, avvinghiato nei soliti annosi problemi con cui si scontra quando veste la camiseta bicereste. Un mistero degno di Agatha Christie. Una storia difficile da credere, ma questo è. Al netto della presunta incapacità di Sampaoli, di un gruppo fratturato, di un portiere non presentabile in una manifestazione così importante, ma anche di alcune convocazioni fuori luogo, il dato di fatto è eloquente. Gli argentini sono messi male e il loro numero 10 ha spento la luce. Le attenuanti possono anche essere accettate, ma di contro c'è un Cristiano Ronaldo che non è circondato da fenomeni. Ciononostante segna, esulta e sfida Messi anche con il gesto del pizzetto, quello della capra, o GOAT in inglese, Greatest of All Times, un acronimo semplice. Lo shooting fotografico di Messi non è piaciuto a Ronaldo e i numeri lo supportano. Ma allora cosa è successo a Leo Messi? Da dove nasce questa involuzione? Che non è spiegabile solo con la maglia della nazionale. No, perché è stato lui, con una tripletta contro l'Ecuador e non solo, a portarcela l'Argentina in Russia. Abbiamo provato a capirne di più a chiedere anche al dottor Poser, che ben lo conosce e che spesso lo ha ricevuto nel suo studio di Sacile, quali potessero essere le ipotesi, anche se lui ha scelto di non parlare della questione al pubblico. L'idea, il sospetto che ci sia anche qualche problema fisico c'è, e più di qualcuno lo rilancia, perché non sarebbe stata la prima volta. Basti ricordare la finale degli ultimi mondiali o l'amichevole contro la Romania. Problemi risolti, ma che possono tornare a manifestarsi, soprattutto quando lo stress di portare il peso di un popolo sulle spalle diventa intollerabile. Il massaggio sulla fronte del fenomeno del Barça al momento dell'inno argentino ha fatto già il giro del mondo e resterà emblema di un mondiale da cancellare e di un evidente stato di malessere, fisico, morale o entrambe le cose, difficile saperlo, ma il gigante è crollato sotto i guantoni di Aldorsson prima, sotto i colpi della Croazia di Dalic poi. Ronaldo trascina, Neymar si è svegliato, Messi non pervenuto e solo un miracolo potrebbe salvare l'Argentina. Al momento però questo Lionel, sotto gli occhi sconcertati di Maradona, non sembra in grado di riuscire a compierlo, questo miracolo. A proposito di mondiali, diamo dunque uno sguardo ai risultati delle partite odierne. Partiamo con il gruppo E, parlando della vittoria del Brasile contro il Costa Rica per 2-0 e poi della partita della Serbia contro la Svizzera, conclusasi con una vittoria della Svizzera per 2-1, una vittoria che porta la squadra di Berami con un piede e mezzo agli ottavi di finale del mondiale. Per quanto riguarda il gruppo D, la partita odierna ha riguardato la Nigeria contro l'Islanda, una partita che si è conclusa con un 2-0, quindi con una vittoria della Nigeria. Diamo uno sguardo dunque allora alle classifiche per quanto riguarda il gruppo E.
con i punteggi. Dunque il Brasile e la Svizzera hanno 4 punti, la Serbia 3, il Costa Rica 0. Per il gruppo D la situazione attualmente è questa: Croazia in vetta con 6 punti, la Nigeria con 3 e l'Islanda e l'Argentina con 1 punto. In provincia di Roma i 2005 di Marco Pisanno stanno disputando il Memorial Augello con 2 ottimi risultati. Ora i ragazzi bianconeri mettono nel mirino la fase finale, basterà non perdere domani. Mentre sui campi del Bruseschi dilaga l'entusiasmo per i City Camp, l'Udinese Under 13 è l'ultima formazione giovanile bianconera ad essere ancora impegnata in un torneo fuori regione. Per i ragazzi allenati da Marco Pisanno, un inizio positivo nel Memorial Augello in corso a Monte Compatri in provincia di Roma. Dopo il buon pareggio di ieri con la blasonata Juventus, questa mattina i nostri 2005 si sono imposti per 3-1 sul Frosinone e vedono molto vicine le fasi finali in programma domenica. Per accedervi basterà non perdere domani nell'ultimo turno del girone contro i rumeni del Coltea Brasov. Abbiamo cercato di aggredirla dal primo minuto, cercando di non far uscire mai gli avversari della metà campo, per poi cercare sempre la filtrante o l'imbucata o una combinazione che permettesse di entrare in area. I principi sono sempre quelli di un calcio propositivo. Trionfo per la selezione Under 17 del Pordenone che ha battuto il Prato in finale e si è aggiudicato lo scudetto Serie C in categoria dopo una competizione praticamente perfetta. Successo che arriva dopo 50 anni e che testimonia la qualità del progetto messo in piedi da Lovisa. Italia. Gioia incontenibile, non poteva essere altrimenti per i ragazzi del Pordenone Under 17, capaci di cucirsi sul petto uno scudetto di categoria che mancava da più di 50 anni. I giovani ramarri completano la missione superando per 3-0 il Prato nella finalissima di Forlì. Una prova di grande autorevolezza, l'ennesima di una stagione praticamente perfetta, nella quale la squadra di Davide Rispoli ha dominato il proprio girone perdendo solo 2 partite, superando poi i successivi turni dei play-off contro Arezzo, Sud Tirol e Alessandria. Finale con la Coppa al Cielo è la miglior cornice del capolavoro nero-verde e testimonia come dalle parti della destra tagliamento il settore giovanile sia un progetto in cui si crede e si investe. E le soddisfazioni potrebbero non finire qui, perché domani gli Under 16 sono pronti anche loro a giocarsi la loro finale nazionale, a Ravenna contro il Renate, cercando di eguagliare lo straordinario risultato dei compagni più grandi. Prima di chiudere questa nostra edizione diretta del nostro TG News Ultima Ora, un veloce aggiornamento rispetto alle notizie nazionali, perché in Abruzzo, a causa dell'ondata di maltempo, risulta allagata Lanciano. Le forti piogge hanno messo in ginocchio la città, leggiamo dai vari media in questo momento, con strade allagate da 1 metro d'acqua. Dunque emergenza in Abruzzo per questa ondata di maltempo, colpita in particolare la zona del Chietino della città di Lanciano. Molte strade della città risultano invase dall'acqua che in alcune zone ha superato il metro di altezza. Tutti i tombini, ci avvisa il TGCOM 24, sono saltati e le strade sono impraticabili, allagati pianterreni, garage e attività commerciali. Con questo è tutto per questa nostra edizione del TG. Questo nostro TG News Ultima Ora si conclude qui. Appuntamento con l'informazione in diretta, come sempre, di Udinews domattina alle 7 con la rassegna cronaca, seguita poi dalla rassegna sportiva. Buona serata a tutti.